Ma buonasera! Buonasera a tutti! Buonasera, come state? State bene? E sono felice, sto bene anche io. Come sempre, grazie per avermelo chiesto. Avete visto che bellino questo gondolino? <ride> Mi fa morire da ridere, l'ho visto oggi su internet e me ne sono innamorato. Guarda che bellino che è. Ha un socché di ipnotico. Potrei stare tutta la serata a guardarlo. Non, non sto scherzando. Ma <ride> fa troppo ridere. Ma bando le ciance. Bando le ciance. E stasera... Mi sa che... Dove è Steam? Mi sa che stasera ci tocca... Finire di esplorare bene quell'isola e secondino che colgo Telegram e ci dovremmo essere. Ok. Perfetto. Ah. Opla. Cattura gioco e tra pochino dovrebbe comparire. Sperando che non faccia altri brutti scherzi maledetti. Maledetti. Prendo una caramellina. Perché sì. Ovviamente oggi 8 marzo, festa delle donne. Un augurio. Un augurio a tutte le fanciulle che ci seguono. Allora? Ok, l'ha preso. Oh, eccoci qua. Niente scherzi. Ce eravamo lasciati alla, al villaggio qualcosa. Ah, oh, non mi ricordo il nome. Ok, niente scherzi, mi piace così. Allora, ce l'avevamo lasciati qua e avevamo visto qua sotto. Uh, più o meno là. Ok, quindi questa qui, eh, ricordatemela, c'era la frenesia, qualcosa di simile, do dov'era? Eccola qua. Fiamma <coughs> della frenesia. Speriamo che in questo villaggio troviamo qualcosa. Le ombre sono un attimo impazzite. Dicevo, speriamo di trovare qualcosa di più sulla frenesia, questo villaggio. Sento i topini. Lì ne vedo uno. Eccolo qua. Vieni qua, topino. Eh, raggio. Perfetto. Ha un'entrata a un questo villaggio? Sono case messe così. Oh. Oh carino mi piace ah, Anche voi Avete messo gente a rock Mamma mia che brutta fine Cosa state facendo? C'è chi è in ginocchio Chi è proprio la posa da disperato Cosa succede qua? Mi viene in mente frenesia. Uh, L'associo a qualcosa di dinamico, non a qualcosa di statico. Fenesia? Vabbè. Uh, attivatevi tutti. Ah Ok, i one shot, quindi siete proprio dei poveracci. Uh. Ma voi siete abitanti del castello di Murn? siete scappati qua cosa è successo? ah ha pure tagliato le gambe oh cielo ah no ce le ha le gambe o oh, no no le erano tagliate mamma mia che cosa macabra però c'è già l'astra ma secondo me poi mi riempiranno di insulti questo villaggio non è tanto collegato al castello di moore Però non vedo l'ora di essere contraddetto. Qui? Niente? Non c'è niente. Va bene. Tu? Che cos'hai? Scuda mandorla del fuoco. Uh. Scudo di legno alto e di dimensione media, maneggevole e leggero per le sue dimensioni. Usato dai soldati del villaggio infestato dalla follia. Follia, nera frenesia. La fiamma gialla simboleggia il morbo e funge da monito per scoraggiare chi tenta di avvicinarsi al villaggio. La follia e frenesia. Possono essere simili ma non sono uguali. Topini maledetti che vi sento ma non vi vedo. Vieni qua. Vieni qui. Vieni qui ho detto. Qui. Tutto mio. Qui non si può interagire. Qui non si può interagire. Qua. Quindi non può essere soltanto scena questo villaggio, ci deve essere qualcosa. Qui non ho visto. No. Uh. Mi ha mollato una laggata incredibile. Uh, ah. Eh. Ah, e non ti avevo visto. Spero di non aggirare nessuno. Prima voglio controllare bene qui. Sento altri topini. Qua mi sa che non c'è nulla. Prima di addentrarmi in quella chiesetta, che se non ricordo male erano quattro. Mi ricordo di aver letto una descrizione che diceva che ce n'erano tipo quattro. E voi? Cosa siete? Non siete pipistrelli? Ah, siete i servitori di, del castello di Moor che hanno fatto la rivolta. Ma... una alla volta? È possibile? Mannaggia te. Vieni più in qua, vieni più in qua. Vieni più in qua. Mannaggia. E dai. E ovviamente li aggrappi tutti. Che noiosi che siete. Oh niente, non riesco a prenderlo. <ride> dai! Oh 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 oh! Ma dai. Ma guarda che piuma che ho! Ah, non posso neanche creare. Oh! Dov'è l'altro maleducato? Ah, adesso ti prendo. Guardate guarda che piume enormi. Tu, vieni qua. Non dormire. Grazie per la pozza. Uh, è lì. Ah, meno quanta roba che c'è da esplorare. E sì, giustamente noi siamo qua sopra. Sì. E lì si potrà andare, dai! Spero proprio di sì! Uh, qua sotto? No, non sembra esserci nulla. Salta, salta, bravo. Per l'amor di Dio, non scivolare. No. E lì si risale. Ok, va bene. Quindi addentriamoci. In questa chiesetta. Le rovine. Entriamo di qua. Senza disturbare nessuno. Oh, quanta gente che c'è! Ah, oh, ciao. Topone. E eh, allora, forse è meglio entrare dall'entrata principale. Prima di entrare in agro. Ok Sotto c'è qualcosa di interessante Mi sa di no Uno alla volta Oh 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 ehi ehi ehi, cos'era? È buonissimo. E dammi il teschietto. Ho visto che c'era qualcuno sotto ma mi sa che l'avevo già affrontato l'altra volta. Però per. Sì, sì, l'avevo già affrontato. Ok, allora entriamo nella chiesetta. Ma se attacco si spacca tutto? No, penso di no. Ah ah ah! Dolore. Ok, no. Allora, topi. Uno. Uno alla volta. Battistero di Callu. Pendente? Ho detto fendente. Ma già voi che mi fate sempre... Un colpo me lo dovete, me lo dovete sempre dare. Io che non so parlare. Dai, colpisci. Fendente. pendente! Allora, lì c'è mamma topo. Tre topini. Sento altri squittini. Per l'amor del cielo. Dai. Dai. Là. Sì, mi piace, mi piace. Vi accelero un po'. Attacco in salto. Eh, eh. Ehi, ancora vivo. Lei? Uh, mamma topo. No. Eh, devo aumentare assolutamente le statistiche d'attacco perché qua... E dovrei anche iniziare a pensare di potenziare l'arma perché qualche oggettino... No. Oh, grazie. Runaura, tu fiamma della frenesia. Dimmi di più. No. Dimmi di più. Dove sei? Eccola qua. Proietta dagli occhi una scarica di fiamma gialla della frenesia, quell'attacco che ci ha fatto quel quell'entità prima fuori. Incantesimo creato dalle folli tre dita. L'esecutore sprigiona dagli occhi la fiamma gialla della frenesia. La carica incrementa la portata. La fiamma della frenesia infligge danni e provoca accumulo di follia. Ah, ok. Anche nell'esecutore. L'incantesimo è efficace solo contro i senza luce. Oh. Quindi chi è senza luce è più facile che venga... Eh, sì, dicevo che chi è senza luce viene attaccato dalla follia, mentre i non è senza luce no. Quindi la luce ti protegge dalla follia con stronzate, mi sa di sì. E tu invece cosa sarai? Ah, ah grazie mille. Quindi questo lato l'ho visto e mi sa che mi tocca andare dall'altro lato di là. Però io prima prima a sedermi e poi cadere sulle lapidi dove avevo preso quella specie di incantesimo. Quindi di qua dovrebbe essere di qua. Qui c'era una grazia. Dov'è? Dov'era la grazia? Ah, l'ho persa. Dammi tutto. Sì, potrei fare set e guardare dalla mappa, però preferisco andare un goccio a memoria. Allora, lì c'era il villaggio. Quindi dovrebbe essere qua. Eccola là. Quindi abbiamo un semino e possiamo aumentare le ampolle. E sono a. A cinque. No, dove sto guardando? Ok, quella struttura. Ah, quindi si sì, devo. La grazia anche di sotto? Oh. Però le lapidi erano lì. Quindi prima si guardano le lapidi e poi si va con la grazia sotto. Via, 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 E mannaggia di nuovo. Mi sono dimenticato di mettere l'abilità alla la Claymore. Palle. Allora. Lapidi. Eccola lì. Uh, no, lei... Ah, lei, ah, è vero, lei deve avere un oggetto. Lo chiedo scusa. Lei non si alzi, non si preoccupi. Allora, gli oggetti non se ne vedono. Magari è troppo lontano da renderizzare. No, mi sa che proprio non ce ne sono di oggetti. Ma chissà come cazzo sono finite delle lapidi così. Cioè, le hanno costruite apposta così oppure erano in piedi e poi sono sprofondate? Ma... E poi quelle, cosa sono quelle, quelle incisioni, quelle lastre di pietra incise? Io scenderei giusto per scopro, sperando di riuscire... Eccolo qui, sotto ce ne sono. Quindi proviamo a scendere su questa e a dare almeno un'occhiatina. Non ci capirò niente, però un'occhiatina gliela voglio dare. Rune? Citando Aldo Johnny Giacomo, adesso non posso né scendere né salire. No, in realtà si può, si può scendere di qua. <ride> però ci, ci stava, ci stava. Come citazione. Allora dicevamo, Rune? Oh. Non ne ho idea. No, questi oggetti non si compenetri. Oggetti qua giù mi sa che non ce ne sono. Ok, mi ha aggratto qualcuno. No, no, non ho voglia di giocare con voi, piccioni. Per me tutto quello che vola è un piccione. Oh, ma che noia. Che noiosi. E dai, Eeeh, quanti, si quanti siete? Mamma mia, che noia le cose volanti. Altro siete noiosi. Noiosi mi fate perdere tempo. Allora, vabbè, già che ci siamo qua sotto. Vedo tanta roba di veleno. Però io direi di passarci dopo. Quindi ritorniamo. Ah, però non tutte le grazie. Eh, si ci si può teletrasportare. Scusate il eh, battistero di Callu. Chiesa del pellegrinaggio. Quarta chiesa di Marica. Ecco, vedete. Una. Due. Tre. La quarta sarà qua. Che poi tanto ci dovremmo andare dall'altra sponda. Quindi... Margini del villaggio sofferente. Anzi no, sono scemo. Guardiamo prima qua giù. Quindi andiamo al baluardo del castello di Morno. E adesso saliamo di qua. No, prima di salire, guardiamo il piano terra. Di qua non ho visto niente. C'è qualcosa di interessante? Qualcosa degno di nota? A parte sempre queste rovine celestiali cadute dal cielo? Oh, lì sì che c'è qualcosa. Oh. C'è qualcosa sì da vedere. Allora, lì c'erano le spade. Esatto. Qui c'erano i signorini. Perché voi siete già in aggro? Vabbè, vi lascio in pace. Quindi iniziamo da qua. Iniziamo da qua. Uh, voi non sembrate essere pericolosi, ma quella pozzanghera enorme sì, mi sembra essere molto pericolosa spero che non sia tossicità. Come sempre, qua sotto mi sa che non c'è niente. Gente crocifissa. In maniera simile a Marica come se fossero a simboleggiare che gli hanno crocifissi per loro cos'è? Ah no, ok, è veleno. Vabbè, vabbè, vieni qua. Ah, quattro colpi però li volete. Eh. Quindi non conviene neanche perderci tempo con voi. Oh, C'era un oggettino là sopra. Cosa stai facendo? Oh Gesù. Si è aperto il petto e ha lanciato dei vermetti. Melme. Quelle ci devono sempre essere. No, 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 no. stia buono. Vediamo se riesco a salire di qua. Roccia, roccia, melme cattive, non mi date noia. Oh, 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 oh. Eh. Ronaura, grazie. Mi fai salire qui che voglio avere un punto di osservazione bello alto? No. Sì? Okay. No, sì, sì. Oh, molto bene. Allora, qui intorno non mi sembra esserci nulla. No, quindi per forza di là. Lo cos'è uno scarabeo? Sembra esserci uno scarabeo. Sto per scrupolo, vediamo se qua sotto c'è... Non perdere vita. No, non sembra esserci nessun oggetto. No. Ok, quindi scarabeo. Qui tutto mio. Dove sei? C'era uno scarabeo qui. Eccolo lì. Ah! Maledetto! Non mi portare ad una trappola perché mi arrabbio. Dai, che ti ho colpito. L'ho perso. Eccolo lì. Ah dai. Ah. Ok, coltellini. Che coltellini siano. No, cavolo, non li ho più. Basterà un cucciolo? Basterà un cucciolo. Foschia velenosa. Giustamente c'era una palude velenosa diffonde una foschia velenosa davanti all'esecutore incantesimo dei servitori della marcescienza ah, sono saranno anche quei tipetti che abbiamo visto nella... due episodi fa tipo dove c'era quel boss fiorellino che c'erano quei tipi di... delle entità che vivevano proprio in mezzo al veleno sarà loro Coloro che albergano nel veleno conoscono sin troppo bene la marcescienza, la morte che genera la vita, in totale eguaglianza, vale a dire l'applicazione pratica della legge naturale della rinascita. Voi venite qua che mi servono ossa piccole. Non rotolare. Sì, ossa sottili, non piccole. Vabbè. No, voglio te. Tu non li davi? O sì? Guarda come corre. A non rotolare. Rotola, 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 rotola. Mannaggia. Allora, vediamo di qua. Ma ciao! Ma ciao, ma guarda che bellini! C'è qualcosa qui sotto? No. Guarda lì lì. Dai qui ci deve essere qualcosa Dai che qui c'è qualcosa No Ah guarda che bei colori Oh cavolo c'è un orso Tra piccolino Backstep? Salzato? Ossia di bestia pesante, giustamente sì. Vabbè, con il ragdoll non sembra essere molto pesante. Allora, cosa mi dite invece voi? Per creare armi in monouso. Ah, dovrò giustamente prendere i blueprint. Un orso così senza tana. Va bene. Quindi ufficialmente. Que... Questa zona oltre le mura le ho esplorate. Le ho l'ho esplorata. Maggia. Gli attacchi lenti mi fregano sempre. Lo ci facevi tu qui? Ah. E qui sotto? Niente, va bene. Lì ho visto tutto qui. Abbiamo visto. Ah, giusto solo per scrupolo, ma mi sa che ci sono già passato l'altra volta, perché qui c'era il semino. Era un seme d'oro, se non sbaglio. Però sì, mi sa che qui sono già venuto. Eh... Sì, infatti non c'è nulla. Sì, non c'è nulla. Ok, molto bene allora. Possiamo... Ah. Ah, ti ho visto. Allora, c'era qualcosa, sono io scemo che non ho visto. Bene. Qui no, non dovrei morire. Sotto non c'è nulla qui. Nada, morte, morte. Non morire, grazie. Eh... Uh, va bene. Ah, vedi che c'era qualcosa... Sì, qua allora non c'era proprio passato. C'è il caricamento, non so per cosa. Forse ha caricato il castello. Cosa so, mi dai? Oh non mi dai niente. Ah, cani. Vieni. Vieni. E stai giù, Il suo collega. Ah, sono due colleghi. Sì, 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 venga lei. Oh, oh mi ha rotto la guardia. No, lì si, lì si potrà andare. Grazie. Cioè, guarda là. Però... L'altra volta ho esplorato il castello e eh? non mi sembrava che ci fosse... Forse bisogna cadere dalle rocce lì. No, 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 lì si può andare di sicuro, dai. Guarda che zona che c'è. No, 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 Torniamo un attimo al castello. Raga, nulla se ci metto un pochino di più, ma lì devo essere sicuro. è cambiato nulla ci sediamo soltanto per recuperare tutto uh... giusto per Vabbè, per quello che serve. Uh, facciamo che... Uh. No, qua se corro mi fanno fuori. Vabbè. Sì, 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 io non esisto. No, 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 no. Io non esisto. Mi fate. Mannaggia, pensavo di riuscire a farcela. Eh, questa è da qui mi sa che si può cadere. Da lì si può cadere. Ora, quelli scemi che mi hanno seguito. Vabbè, ho capito, devo perderci un po' di tempo. Su, 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 su. Vai giù? Allora, perdiamoci un po' di tempo. Lei. Vai. Poi, lei. Mannaggia il muro. lei e venga lei sempre rotolando Dai. Dammi il culo Dammi il culetto Donna mia il range di quest'arma Niente no, Non vuole fare i backstab eh, Vengo un goccino più in qua Chissà se me la droppa Niente, non vuole fare i backstab. Droppami mi l'arma, maledetto. Adesso non dovrebbe aver aggredito nessuno. Mm. Sarà meglio. Allora, dicevo... Di qua, per forza di qua si. Sì. Ti ho salvato la vita. Mi, mi, mi attacchi? Sì, mi attacca anche se io ho salvato la vita. Allora. Però oh, qua. Troppo alto. E eh no, mi sa che non si può scadere di là. No. No, no, è troppo... è troppo alto. Lì non penso che si possa andare. Quante rune ho? 4.200 Eh, mi sa che non mi conviene fare lo sciocco adesso. Se non avessi così tante, non ci andrei. Cioè, non... se non avessi così tante, salterei e proverei, ma ne ho un po' troppe quindi niente. Quindi qua abbiamo visto tutto. Ci tocca qua. Allora andiamo qui. Sì, il castello, a parte il boss e il padre, l'abbiamo esplorato tutto. Allora, un po' di attacco. Un po' di forza. E andiamo di qua. Allora si può salire subito qui Quindi io direi subito approfittiamone Come si salta già qua con Y? No, quella oh. oh 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 si poteva Si poteva saltare Cavallino Scendi giù si poteva saltare lì dentro non morire mamma mia mannaggia però devo prenderlo da qua ah ah sì, 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 sì. Ben due oggetti. E qui sotto? Ah, ok. Gran Carapace. Uh. Scudo tenuto da un grosso guscio di tartaruga. La curvatura naturale aiuta a respingere gli attacchi dei nemici. tartaruga è emblema di... Istancabilità. E questo scudo incrementa la velocità di recupero del rigore. Eeeh. Abilità resa celebre da Sir Nindart. Che abbiamo già sentito. Ma davvero? <ride> Ma bellissimo. E tu? Pietra riscaldante per due. Cosa sarai? L'oggetto la costruzione? E da rinforzo? No. Eccola qua. No. Come sei, ragazza? Ah, poi ho due. Ah, no, che scemo. Ho usato il, il seme d'oro al posto della lacrima, sa. Ah. Eh, vabbè. Questa volta dovrò fare più attenzione. Dov'è? Ah, eccoli qua. Consumo punti A per lui. i punti abilità per curare nel tempo gli alleati vicino. Frammento di rovina benedetta dalle due dita. Si dice che anticamente... L'albero madre emanasse un calore simile ai raggi del sole, in grado di curare chiunque ne fosse baciato. Quindi abbiamo due dita e tre dita. Due dita e tre dita. No? Però dice qualcosa. Dice qualcosa. E il mio personaggio sta scivolando. <ride> Eeeh... No, riproviamo. Quindi due dita e tre dita. Aspettate un attimo pazienza, ma... Voglio fare le cose un goccino... Giusto un goccino bene. Uh... Tipo qua? Aha! Uh -huh. No. O oh, sì. Oh. Veramente? Niente. A parte un bel panorama, ma No. Ah, però si può fare anche di là. Ci sarà un salto anche di là, allora. Qui mi sa che muoio. No. Però dov'è il salto di là? Ah, mamma mia, voglio andare avanti, ma non posso perché ogni... Dove mi giro c'è sempre qualcosa da vedere. Da vedere o okay, che ho dimenticato. Dov'è il salto per andare lì? Eh. Qui sotto? Ma non c'è qui sotto uh, No, provisco a evitare di Saltare Però abbiamo, c'è il doppio salto Ah, mi è sembrata per un attimo una scala questa. Mi è sembrata una scala. Dall'altro lato? Dall'altro lato ho visto, non c'era niente. Anche lì si potrebbe... Però no. no, qui proprio non, non si può, non c'è un salto. Quindi eh, vai, vai di qua. No, mi sa che proprio non si può lì. Ah, peccato! Eh, beh. No, non si può. O ci sarà un modo, io non lo capisco, ma secondo me non si può. Cosa è successo? Parete invisibile non. Penso Oh, peccato Eh, vabbè Oh, teschio Sempre le rune gratis E schifo, non mi fanno Mm, boh Allora niente si va avanti Si va avanti Opla Questo non so perché Mi ricorda molto il mausoleo errante eh, Dall'altra parte della pianura Ma prima di andare a vedere Guardiamo I bordi c'è qualcosa interessante ma mi sa di no si sì, dice qualcosina adesso ci arriviamo eh. una sporgenza niente qui Abbiamo sempre un'occhiacciata che non si sa mai. Uh, mi sa di no. Tu uh, cosa sei? Una specie di meridiana. Sono curioso. Ah, peccato che piove. Se c'è. Se c'era bel tempo, magari c'era proprio l'effetto: c'era l'ombra della. Oh, no, l'ombra c'è? È questa qua? E non so se si vede, ma c'è l'ombra? O qui in mezzo tra questi due? Ah, cavolo, qui ci voleva. Bioccia, mannaggia, che cos'hai? Schegge di luce stellare... La sete? Ah. No. Ripristina gradualmente PA. Effimero frammento che emana un pallido bagliore blu. È tutto ciò che resta di una, fu di una fugace... di un fugace lampo di luce stellare. Ingrediente pregiato che veniva usato nella città eterna per gli infusi tossici, città eterna... Na già sta pioggia, città eterna. ok non sembra esserci nulla guarda lì quanta roba che c'è allora fermiamoci qua fermiamoci lì e poi torniamo indietro vediamo questa struttura qui. No, fin qui non c'è nessuna sporgenza o niente quindi, grazie. Oh, quelli mi sembrano! Mi sembra che. Ah, sono dei lupi. Ah, allora mi sa che. Ne approfitterò molto volentieri. Allora, prima i lupi. Anzi, no, prima un livellino che possiamo fare. Ah, non l'abbiamo già fatto il livellino. Ah, ecco. Mannaggia me. Prima l'abilità. <ride> l'abilità Generi di guerra. Uh, per ora, teniamola così. E proviamo a mettere te. Ah, guardalo. Ah, però non mi fa fare l'abilità dell'arma. Perché l'ho messo lo scudo? Devo metterla a due mani. Eh, quindi io direi che forse è meglio tenere l'abilità. Soltanto allarma. E poi, visto che è da un pochino che non la mettiamo più, Dov'è? Ah, carico pesante. Mannaggia. Allora prima di andare dai bau qui rovina. No, non diventa trasparente, è bellissimo. Allora, lupi, questi mi sa che mi attaccano in branco. Oh, che noiosi. E eh, strategia. 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 cosa? Eh, venga lei. Niente, se venga lei... perché mi li fa sprecare tutti... Oh. qui, qui, qui... Uh. Bravo, 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 hai capito tutto? No, non hai capito nulla. Faccio stupidaggine? Guarda, guarda che vuole cerchiarmi. Ah dai. Mamma mia, come ricarica l'energia. 2 E che cos'era quel secondo attacco, ragazzo? Perché non ho l'ampolla polla. 1 Quanta post c'hai, ragazzo? Cioè, due attacchi dovrebbero stordirti un pochino. Noia, oh yeah. non sono ancora abituato a questo sistema di combattimento. Troppo radicato in Dark Souls 3. Vieni qua. E c'era anche qualcun altro qui. Siete in? 4? No. Najja Quanti lupi Oh Oh Torre di oridis oridis oridis? mai sentito un laghetto? è un laghetto come sempre prima un 360 e poi non penso che ci si che si possa entrare. per la prima volta che vedo i, i, quei demoni gargoyle. Con, dei, con un libro, con qualcosa con cui puoi interagire a parte le chiavi. Ok, 360 fatto. Eh, niente di interessante. E interagiamo. Cerca tre animali saggi. Beh, un animale saggio mi viene in mente il gufo come primo. Ah! E eh, cosa devo fare? Ah, devo attaccarli, no? Ah, allora, tu stai qui e non scomparire. Abbiamo una tartaruga. Eh, qua mi sa che ci vuole la mount. Qui? Vola via. <ride> allora, tartaruga qui? qui piove sempre, non possiamo vedere. Ah, invece si guarda, guarda. Magari poi in una definizione... Più elevata si nota ancora meglio, però c'è l'ombra. Anche se è una vera meridiana ci sarebbe, l'ombra della, della punta. Però uh, avrà un significato anche questo. Uh, tartaruga è sempre lì o è scomparsa? Oh, oh. lui di fila! Eh, punto è che non so se li fa se li trovo lontani lontani o vicini vicini io sentivo un gufo ma penso che sia questo non eh, si sì. Oppure ne fa spawnare uno alla volta? Eh, mi sa che devo uccidere la tartaruga. Oh, ho sentito un, un gufo. Quella è un'aquila. Ho sentito un gufo, ma... e cioè si dovrebbe notare. Eh, no, mi sa che devo uccidere la tartaruga, sì. Eh, speriamo di non rompere nulla. Lui ci cerca, non uccidi. Eh. Allora, facciamo così: puliamo uh, questa zona più avanti. Se poi non c'è nulla neanche lì, uccido la tartaruga e boh. Solo che voi mi sembrate essere un po' pericolosi. Disse eh, non due. Tu? Bravo, così mi piaci. Oh. Immaginavo. Ok, è fragile. Allora prima vi uccido e poi vi ispeziono. Eh, buongiorno. No. Uh, lei è un incubo, lo sa. Uh, vorrei prima affrontare i suoi colleghi. I suoi colleghi. hanno già. Uh, o lei o i suoi colleghi. Ok, lei. Oh, ne hai di vita, ragazzo. Non mi aspettavo la presa. Uh. Aia. Ah! Ma non sei un boss? Perché mi ricordi tanto quel cretino che avevo. che avevo, che mi aveva. mazzolato per bene in quella galera. che se non mi ricordo come si chiama. E come ha fatto quella presa di prima? Ah mannaggia. Meno male che non ha poi se lo attacco all'alto. Non scomparire. Non scomparire. Girati. Sembri con una cagata, ma ha una un'apparenza una elfica. Poi ha quelle, quella specie di cintura/perizoma barra perizoma, che è molto simile a quella coroncina che abbiamo visto nei che avevano i nobili. Poi queste specie di sfregi dorati, dorati sfregi. E se non ricordo mai non l'ho visto. È comparso così da nulla. adesso le tombe non sono più... Le tombe, queste fosse non sono più viola. Ah merda, mi sa che dovevo osservarlo un pochino più da vicino, questa zona qui, e non andare subito... Poi c'è tanta cacca dorata. Ah, cosa sono latrine? Ma siete voi siete coperti di funghi siete delle creature non è che come definirvi ah non è cacca dorata non posso prenderla no piromanti no però Non so come definirli. E qui di gufi. Poi ammesso che sia un gufo, eh. Tartaruga è ancora lì. Libellulona? Libellule? Perdi? Uh! Ah no, per un attimo credevo che fosse quello che cercavo, invece sono... Mannaggia. Eh, brava, venga lei però, non, 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 non si... Mamma mia! Ah. Finito! No? Ah. ah, ah! Testa di bella gigante. Uh, affrontiamo l'altro suo collega. Dicevo per un attimo mi sembrava. Ho trovato il secondo animale, invece no. Questa volta queste tombe sono tombe dritte, non sono. o sulle pareti. Quindi sì, quelle tombe erano dritte, ah c'è il terzo: la terra è crollata, e le ha portate giù. Uh, guarda lì. Ma adesso mi spinge. Quindi non solo sulla riva, anche sulla terraferma. Ciao. Oh. E noi siamo arrivati da lì. Non ricordo male, si poteva anche cadere da qua. No, allora è da, da sopra. Eh, animali intelligenti. I pinguini, per quanto possono essere carini, non sono molto intelligenti. Non mi sembra. Sotto? Niente. Allora, io direi sopra prima. Guardiamo sopra. Evito di usare la mount perché andando veloce magari mi perdo qualche dettaglio e. Mm. Ah, però qui sotto non ci siamo andati. Va bene. Oh no, pipistrelli. Noiosi. E piccioni. Oh! Se tu sei qui vuol dire che qui c'è qualcosa che ti uccide, di potenzialmente letale. E guarda cosa c'è lì. C'è un altro di quei tipetti, di quelle statue che con la fiaccola ti indica... Giustamente si va alla grazia poi bisognerà anche andare qui sotto eh? ok quello lì mi sa che indica la porta che abbiamo trovato sulla parete però di oh, animali intelligenti mi sa che veramente bisogna uccidere la tartaruga e poi ne spawna un'altra un e tu devi andare a cercarla. Una alla volta, una alla volta, per favore. Ciao a te. Mannaggia a te, attacca. Il suo collega. Guarda che volo che ha fatto quel cretino. Per fortuna erano solo in due. Via, 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 via. Oh, Guida e custode per chi compie il ritorno in radio. Ah, sì, proprio... sì. Ok. Lì, sì, sì, l'ho visto... L'ho visto quella sedia. Allora, tu, prima vuoi. Visto, la stessa, sembra essere lo stesso gioiello, so che uno lo usa come perizoma e uno come corona. Uh, gentilissimo. E tu sei rivolto verso l'albero madre, più o meno. In realtà sei rivolto più verso quella torre di... E cosa faccio? Porta sulla... sulla. roccia o tartaruga. Tutte e due o nessuno dei due? No, facciamo prima la tartaruga. Perché almeno qui ho pulito tutto. E se spawna da qualche altra parte posso andare in giro tranquillo. Senza morire. Mamma mia. Ok, tartaruga. Anzi, prima di entrare... e cioè, prima di ucciderla. E clicco, cosa succede? Muoio? Ah, ok, non mi fa proprio interagire. E. Eh, Su nulla. Sempre tre. Poi. Oh. Cosa? È nata qua? Ah, mi sa che non devo uccidere, devo veramente trovarli. Cosa? C'è qualcosa qui, qualcosa qui. Ah, era lui. Oh. Ah. Che culo allora, ve l'ho trovata qui. Ah, ok. Quindi giusto, dovevo ucciderli. Oh, 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 piano, 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 piano. E questa statua di... Che somiglia tanto alla nostra maid. Uh, torcia, torcia. Non posso fare torcia e binocolo, mi serve quella torcia maledetta. Eh, no, scusami. Però della faccia assomiglia al volto di quel, di quel tipo che abbiamo visto all'inizio gioco. Però potrebbe essere anche la nostra maid. E costui? Un dipinto di una torre strutta. Eppure c'è anche una torcia, quindi qualcuno c'è qua. E se hanno messo una torcia che illumina il dipinto, direi che una rilevanza ce l'ha questo. Mm. Mi sembra forse, però mi sa di no. Quella torre che ci aveva teletrasportato dall'altra parte della mappa. Però no, non lo so. Saliamo. Penso di dover cambiare quelle luci, quelle candele così in alto. Oh, ma quanto è scomodo, scusami, passare di qua. Scusa, 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 scusa. quanto amo quando ci sono queste scale così all'uscita. Cioè, all uscita all'esterno. Oh! Mm, tu mi puzzi. Tu mi puzzi di teletrasporto, quindi fammi prima... Ciao mannaggia gioco qui e nulla Qua. sembra che non ci sia nulla e allora teletrasporto sia sì, eh? magari non lo è però ok ecco qui di nuovo con la torre qualcuno ci viveva ma eh? ah, sono pietre sono pietre gemme qualcuno le collezionava le archiviava qualcuno le studiava Ma... vediamo. Ah. Pietra della memoria. Pietro amuleto. No? Io sono scemo. Oggetti essenziali. Aumenta i slot di memorizzazione. Pietra nera vagamente seducente. I stregoni che la, crea che la creano... sono molto legati a esse. Incrementa i slot di memoria. Secondo alcuni un frammento della luna nera che domina la città eterna. Luna nera, non sole nero, come voi sapete cosa. Luna nera, città eterna. Città eterna. Quindi qui c'era uno stregone della città eterna che era trasferito qui per studiare queste delle pietre non si sa perché però se era così tanto legato questo medaglione perché l'ha lasciato qui Sarà morto se l'ha scappato va bene quindi ci tocca la porticina E porticina sia. Oh, qua sopra sì ci sono andato. C'è qualcuno? No. Ma va bene lo stesso. Va bene così. Allora. Oh, 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 oh. Catacombe dell'impallatore. 19 rune. Ah mannaggia. C'è in stato quante ne servono? Sì. 1000. 1009, 15, 6. allora, poi abbiamo tutte queste qua. Ah, guarda che belline che i sprite cambiano. Ah ah, 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 ah. Però la descrizione cambia. Runa potere a condizione di trovare una vergine delle dita, quindi Melina è una, nostra, una vergine delle dita, però delle due o delle tre dita, non si sa. Ammira l'albero madre in tutta la sua imponenza. Quindi albero madre è senza... cioè vita. Ok. Va bene. Allora, sei. No, ho fatto male i conti, sono scemo. No, avevo fatto di nuovo male i conti. E mannaggia a me che sbaglio. Perdono, eh, però. Ok. Uh. Eh. Allora, impalatore, ma come mi hai fatto danno, ragazzo? Mi cadi? Ah, mi lanci... coltellini. Mamma mia che... Incubo... Uh. No. 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 Questa sarà ovviamente la porta. Sempre queste statue. L Abbiamo già visto. Guardalo. Tanto adesso va indietro. Lo so perché tu e che io ti seguo. Guardalo come va indietro. Con tutta la calma del mondo, bravo, lei ah, Guarda che furbo sentito. Oh. Ah c'è veramente un cadavere dentro, ma che figata! Credo so che fosse soltanto una barra vuota. Una barra, cioè, sepolchi con le barre di ferro, eh. Passi oh. due, e tre. Si apre la tomba? strano strano una stanza così mm. siamo mai eh. e qua stanzone bello grosso oh oh oh, oh. Che okay, quella mi sta tanto di parete invisibile. Il mio dubbio è quanto ci metterà questo a scendere. Ah, non è quello a scendere, è quello a salire. <ride> Mannaggia. Sotto cosa c'è? Uh... Mi sa che si... No, si può scendere so si sì, si può scendere sotto ho visto un qualcosa di, di luminoso si sì, si può scendere sotto quindi e eh, ben che male si torna indietro e si rifà dai mo pensavo che pensavo adesso scendo sotto sono salvo no perché soffi cioè, il pavimento scende giù e mi schiacciava sotto invece no meno male questo l'ho vista mi sa di no ok Va bene tutto, l'importante è che non vi aprite il ventre o chissà che altro e non vi lanciate vermini. A fondo, pensaci tu. Ottimo. 3 e 4 Lei cosa sto facendo? Ah, oh, spawn all'infinito. Spawn all'infinito, ok. E parlante aiuto. Uh, non voglio correre. Per invisibile? Eh, quanti? ah 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 detesto correre cioè detesto correre in zone che non so non conosco ah intanto testa parlante aiuto Basta, telecamera. Oh no. No, eh. eh. la porta. Apri la porta. Eh. Mi ha dato un singhiozzino con il framerate. E qua dove usciamo? Ah, ma guarda te! Eh, ovviamente lì c'è il boss. Io, però, eh, anche se muoio, vorrei un attimo provare a vedere se c'è una parete invisibile. Perché c'era qualcosa? Di là. Direi che lì si può andare, quindi per forza qui c'è una parete invisibile ed è questa qui. Ah no, si va così. Eh ma... Tutto un soffitto qui mi sa che non c'è, ma è soltanto questo. No, dai. Dall'altro lato, ma poi non mi sa neanche che va fino in fondo sopra. Ah, sì, va fino in fondo. Aspetta, ah. perché fa gli scattini così? Uh, va bene, ho provato. poi magari c'è veramente una parete invisibile, io non lo trovo. Non la trovo però. Eh, vediamo il boss. Però vorrei rimettermi a posto con l'ampolla. E poi dovevo potenziare l'ampolla. Sì. Quindi... Incrementa il ripristino. E ok. Solo di una, perché l'altra... voglio sempre tenere un oggetto per leggere. Allora, lei... Non lo prende. Eh, immagino che sia l'impallatore. Vabbè, eh, anche se morirò almeno, ci provo. Oh. No, minion, no, no, minion maledetti. Maledetti minion Ah, ah, ah Ah Che noiosi che siete Ma adesso ha tre teste, prima ne aveva una Ha tre teste. Ah, è scemo io. Guardiano sepolcrale dell'albero madre. Ma ah, dai! Eh A me se mi fa impressione, e eh, io però mi ero scudato, eh. Ma, eh, la, ma la Madonna. Boh E se mi rifà di nuovo il fuoco Ho perso Cioè Vabbè sono scemo io ho capito Oh però i no Che rompono le balle Ah che noiosi quegli esseri ecco questo non mi piace aggiungere difficoltà a un boss aumentando i nemici e non uh, rendendo effettivamente difficile il boss questo non mi piace mm. dai è già fuori uno Uno, due, tre. Ero parato, dai, non diciamo stupidaggini. Uno, due, tre. Mannaggia a te. E niente, quello gli sta vicino. Eh no, devo portare lontano il boss. Ah uh, ah uh, ah uh. ah. Uh. Okay. Uh huh. Okay. Ah ah ah, ah, ah. e eh, eh, non mi ricordavo l'affondo colonna grazie per avermela rotta E eh no. Ah, ah ah è la Madosca, sono scemo io. Ero parato, ero parato. Dai, attaccami. E eh vabbè. Ah, guarda come sto morendo, come uno scemo. No, due no. Basta. Adesso ne fai solo uno. Eh, ma dai. e salta cioè salta roll ah ah come com com ho giocato ma ho giocato veramente male ceneri di semi umani Quindi niente imparatore. Ah. Eh, sbaglio sempre. Eccola. Evoca gli spiriti di cinque semi umani. Questi semi umani hanno un fisico minuto. Ma un'indole violenta e aggressiva aggressiva sebbene possono sembrare creature intelligenti al calore al calare calore al calare della notte perdono ogni inibizione e vengono sopraffatti dalla lunatura natura ferina questi, quindi questi sono semi umani quindi che sembrano essere dei goblin e c'è sempre questo Avete visto che quando c'è un boss c'è sempre questa... sta cosa, questo... Monorite, no, questa struttura, questa mini piramidina, boh... Sai cosa vuol dire? Sì, portami all'ingresso. In Ah, eh, però mettiamoci prima a posto okay. quindi 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 Ah, questi sono respawnati. Però le pozze... Le, le pozze, vabbè, diciamo le pozze non sono più viola. Allora, io direi... Dal nostro venditore... Andiamoci di qua. Visto che ho anche qualche runa extra, direi: vediamo se possiamo comprare qualcosina. Non posso confrontarlo con quello che ho già. No, allora con te. Non... Per adesso niente. Vabbè, risparmiamo delle rune. davanti allora. C'è la strada qui. O c'è. Ah, però poi io volevo sempre troppare quella. Cavolo di lancia. Carabeo. Oh. Allora, direi passiamo di qua. Oh no, cani. Ah, vedete il cubaleno, grazie. Oh, è vero, lì sopra c'è una grazia. Per l'amor del cielo. Uno alla volta. Bravo, bravo, hai capito tutto ragazzo. No. Dove, dove sei? Mannaggia. Eh, L'ho persa. Eccola qua. Mannaggia. Due, sono due. Stai ferma. Dov'è l'altra? Eccola. Dannaggia. Poi. qua è soltanto un laghetto ok eh. Eh. allora mannaggia ah Ah, è un'acqua! No, da lontano mi sembrava una di quelle statue con i gargoyle, i demoni. E ho detto, che cosa ce ne fa una lì? Ah, quindi qua c'è una... L'ho visto, sai? No, 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 niente veleno, niente veleno. Mannaggia. Mannaggia. Qui mi sembra che non ci sia nulla. Ah, oh, c'è la signorina. C'è il sangue. Hanno ucciso la signorina? Oh cavolo. Oh cavolo. Oh cavolo. 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 Per non dire altre parole cattive. visto sai no devi mirare perché non me le targhetta non si possono targhettare ah, non si possono targhettare pure quello di prima l'ho targhettata e sono in combat mannaggia e eh no Ah Che noiosi Salvo. No! Ti devo rompere te. Qui? Ah, bene! Torre di Ve Vedetta Silvana. Non pensavo che si entrasse da qua. Ottimo. Oh! Oh, oh, oh! Andiamo a prendere un caffè dal balestriere qua. Guardalo. Io ho paura da questi, di questi forzieri adesso. Eh, rischiamocela. Ah, meno male. Balista mano. E dardo per balista, 100 passi. Allora, eccola qua. Balista è eh. un dispositivo balistico non convenzionale, modellato su un'arma usata per assediare i castelli, in grado di sparare solo d'arti pesanti. Perfetto prati spericolati. Come saltare da un castello. Ah, come assaltare un castello. O affrontare un intero esercito da solo. <ride> Bella. Sembra caruzza la descrizione. Ma se faccio così. Sì. Ah no, è vero, c'era quel muro. C'era quel muro qua sopra. Eccolo qua. Oh, apro Prega nulla. Prima il cane e poi te. Ah, ok. Eravate soltanto voi. Qui? Ah, che paura mia. Ah, uh, Lì sotto c'è l'orsacchiotto, me lo ricordo. Però qui non sembra esserci nulla. No. No, non c'è niente. E io andrei a vedere perché è morta la signorina. Ah, cavallino, no, cavallino, cavallino, cavallino. 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 Mamma mia che paura. Uh, andiamo dalla signorina. Oh, se la signorina è morta, io come faccio poi andare dal capitano, dal padre? con l'arma del delitto Ma eh, grazie al cavolo cioè... io devo andare dal padre a dirgli guarda che tua figlia è morta guarda quanti cani lui l'abbiamo affrontato all'inizio del gioco e eh. adesso che dovrei essere un goccino più potente non dovrebbe farmi tanto paura. Allora, prima di tutto venga lei. E uno è andato, poi quel bow che si avvicina. Venga, venga. Venga anche lei. Grazie, mi serviva. La. Grazie mille. Tombao Ah, non mi vedeva il bao? Eh, Madonna, qui c'è stata una guerra, una battaglia incredibile. No, ok. Eh, ovviamente, tutte e tre. Che è successo. <ride> ecco bravo, bravo, vieni solo tu. Solo tu. Quattromila e sette? Comunque sia. Oh! Eh! E laggiù c'è lo scarabeo. Prendi tutto. Oggettino. Sì, sì, poi bisogna. Soltanto che prima di potenziare vorrei trovare un'arma. Da tenere. Perché ok la Claymore. Però la Claymore non l'ho mai tenuta come arma. Fino alla fine. Oh, cene di guerra, colpo poderoso. Inventario. Eccola qua. Usabile su archi leggeri e lunghi. Cenere di guerra che non favorisce alcuna affinità all'armamento. Ok. Colpo poderoso, tecnica d'arco con impugnatura obliqua. Prepara l'arco, poi tendi nella corda fino al punto di rottura per potenziare l'attacco e oltrepassare la difesa nemica. Ok. Mm. Ah. Pensavo in qualcosina di più interessante. Allora... So già che si attiveranno tutti insieme, però... Proviamo. Ah, prima prendiamo il tesoro, va. Ah, stella del mattino. Martello composto da una sfera montata su un manico. Sebbene si configuri come una mazza in grado di infliggere danni contundenti, la caratteristica. La caratteristica stella. La caratteristica stella è coperta di aculei che causano sanguinamento. Considerato l'appellativo poetico, <ride> è ironico che quest'arma emani sovente odor di sangue. E beh. Uh -huh. Ah. E ah. Ma un attacco dall'alto, Dida? No, è troppo. Ok, venga lei. Anche se prima vorrei raccogliere l'oggetto e poi l'affronto. Come faccio prima a raccogliere l'oggetto? Ah. Ah, non ti faccio nulla, ragazzo. ha singhiozzato per un attimo solo uno pensavo due solo uno a ah. Ah, tre Ui aggià Uno Ah. No. Ok, adesso ha la spada e farà quella carica. Uno scemo. Eh. Mi sa se la dropperà quella spada. Mamma mia Mannaggia se attacchi lenti <ride> Sempre mi fregano Voglio stare full! Eh? Ah. Droppami la Spada! Mannaggia! Quindi dobbiamo andare sopra dal Comandante. Digli che la signorina non c'è più. Eh sì. Chissà qual è stata l'azione che ha fatto triggerare la morte della signorina. Forse aver parlato con lui? Eh. forse no meglio meglio ancora un pochino di forza poi 1800, 1800 possiamo andare a prenderci la, la torcia quella tascabile ah, mi faccio passare Ah, e poi avevamo queste cose da vendere già. Eccoli qua. Eccola lì. Grazie mille. E... Vediamo cosa ci dice lui. Cosa cos'è? Ah, la galera, giusto. E poi qui c'era la maga imprigionata. E... Dobbiamo salire qua. Lui è sempre lì, non si è spostato, no. Com'è il che l'avevo messa? Assegna. Eccola qua. Così. Ah, va che bellina. Ehm... Avrei preferito che ci fossero le percentuali di peso di carico. Non posso, vero? Ah. Eh no, eh, il targettino va bene. Come mi hai preso non lo so. Uh, lui, forse, è meglio allora loro due combattevano perché erano, erano nemici. Io non ce n'era uno che l'ho L'altra volta aveva combattuto con... Però noi possiamo passare di qua. E lo lasciamo tranquillo. Ok, ok. Poi, era di qua... È buono. Uh, solo tu, per favore. Eh, tu sei noioso perché venivate in due. Dai. Oh mamma mia, pensavo di cadere. Ok, poi era di qua. Io direi lasciamo che combattano tra di loro un attimo così si indeboliscono. Però questo volante... Bisogna di una mano. Guarda che il Cavaliere è ancora vivo, eh. Ah ma me non gli fai nulla ragazzo. Scusi. E adesso chissà cosa ci dirà. o Magari possiamo anche non dirlo. Oh cavolo. Oh cavolo. Oh. Oh. Dove devo andare? <ride> Dove è andato? Che... Dove è andato lui? Oh Gesù. Pensavo che fosse così complicata la quest. Mannaggia. No, già. Eh, mi tocca esplorare di nuovo. E questo è questo quello che mi stai dicendo, gioco? Eh, lo riesploro però. Uh. e sarà di là? Uh. allora lì, noi, noi possiamo cadere da lì quindi possiamo evitare lo scontro là e qui direi meglio di no perché tanto ci possiamo venire dopo quindi facciamo così allora, qui guardiamo un attimo. Non sembra esserci. Quindi di qua. Magari di sopra. O lì. Ok, proviamo di qua. Oh, uh, hai droppato, ragazzo. Ah, sopravveste con albero e bestia. Uh, la sopravveste recca immagini dell'albero madre della bestia reggente. Bestia reggente, testimonianza del suo euro-lignaggio. Entrambi sono simboli di gloria passate. Proviamo prima di là. E poi proviamola su. Ecco, lei vada. Qui No, non c'è nulla. Sopra e sopra non c'è nulla, quindi per forza di là verso il boss, poi magari non si trova qui, si trova da tutta l'altra parte della penisola, è eh? possibile però. Ah, già. Eh, sediamoci qua. Dove sarà finito? Qui? No... Ah già, qui sotto c'erano le melmine e le melmine odiavano il fuoco, quindi ridatemi la torcia. Questa che faceva anche più danni. Ah no? Di sopra non c'era nulla. Cioè c'era una runa, una runa o un'abilità. Proviamo ad andare qua. A ah, tu sei spawnato di nuovo. Ok. Uh, non ci serve più la torcia. Come se non ci fosse... Via. Eh, dove sarai tu? Sotto c'era il trappolone. Ah no! <ride> Dai, che palle! Ma. Pensavo di farcela. Che noioso. E eh, non ho idea di dove possa essere. L'ultimo posto è di sotto, ma... Perché tu spawni continuamente? Droppi qualcosa? No. E allora? Quale può essere il padre? Padro comandante, adesso non mi ricordo se era padre, ma. Capito, rifacciamo la trappola! Ah no, c'è un toppino subito all'uscita. Non ho idea di dove possa essere. C'è il boss. Magari più semplicemente non è più nel castello, ma... Allora, le cose sono due. Ah, se sono tre. No, facciamo due. Non è più nel castello ed è in giro per la mappa. Oppure ho rotto la quest in qualche modo. Lei è morta e lui è scomparso. Eccolo, Edgar. E. Proviamo, però. Poi magari Io ho sempre questo timore, penso di averlo già detto. Che. Quando ci sono dei boss e ci sono delle vocazioni, le vocazioni servono perché bisogna portare, av portare avanti la quest Poi non è vero. non è potevi fare il boss tranquillamente la quest andava avanti però chi me lo dice che in questo in Elden Ring funziona così? per mandare avanti la quest devi evocare? chi me lo dice? vabbè almeno lo provo eh, se muoio muoio sarò in giro per la mappa Proviamo, però volevo tenerlo per ultimo. Progenie Leonina, uh. eh, Vita ne hai eh, ragazzo. In berserk? Ai ah, colpi lenti. Colpi lenti. Oh! Mamma mia, sei un mostro, ragazzo, Edgar. Mamma mia, che botta che ti faccio. Tanto poi avrò tutto il tempo per fare run e farmi lì da solo i boss, quindi Su questo senso nessuna vergogna. Anche perché io gioco per divertirmi, non per fare le cose Fistry cazzi ammassi. Quindi Chi se ne frega. Eeeh ok. Ti do a te l'ultimo colpo. Progenia leonina. Spadone della lama innestata. Grazie mille, Edgar. Allora, prima di leggere lo spadone, guardiamo. Guardiamoci attorno. Cosa, cosa laggiù le texture hanno un, un po' di titubanza. Ok. Mm. Un albero ormai secco, morto. E altri nobili morti madonna 40 forza leggendaria spada del castello di Murna. l'arma di un vendicatore gravata da oceani di rabbia e rimpianto è uno degli armamenti leggendari l'ultimo campione di un paese oramai scomparso, oramai, ormai scomparso ormai scomparso girò di portarne avanti la lotta Raccorse tutte le spade dei guerrieri del suo clan madonna c'è una spada la cui lama è fatta tra tante altre piccole lame oh oh dimmi che è fondo. eh no merda merda volevo l'affondo Fondo. Mm. Eh, abbiamo venti e venti vitalità e stamina. Uh, io adesso direi riproviamo ad andare su ora continua a indicarmi di qua no no Toglimi. va bene non lo so ah sì levamelo mannaggia a te sono qui levamelo ok e la grazia mi indica ancora di là vuol dire che c'è roba da fare di là C'è roba da fare, ma cosa devo fare? Mi sono una per... mi son perso una parte del castello? Secondo me sì, mi sono perso una parte del castello, non avevo... proprio sin dall'inizio non ho esplorato bene a fondo. Ah, qui In sulle scale non posso fare la mappa. E eh sì, continua a dirmi di qua. Ah che no, io non ho più... Vabbè. E eh, vabbè. Proteggi Palo. Come ti ho preso? Da qui non vedo se c'è, eh, non lo capisco. Non mi sa di no. Ti sto aiutando raga, mamma mia, quante punte che hai, quante frecce Dai attaccami Ah, ah! Ah si sì, bastava uccidere il boss eh no uh, non glielo possiamo neanche dire ah, eh. eh ragazzo mi sa che adesso impazzisce Ah eccolo lì, eccolo lì.

Eh, qui abbiamo visto, qui abbiamo visto. Mi sa che abbiamo esplorato praticamente dappertutto. Manca la zona del veleno qua sotto. E forse qua non ho visto. Ecco, ecco, ecco. Qui mi sa che non ho visto. Quindi facciamo qui. Proviamo di nuovo a droppare la lancia. E poi andiamo qui sotto. E poi andiamo nella zona del veleno. E poi bisogna capire questo qui dove adesso andrà. Per me rimarrà sempre nella penisola, non, non va in giro. dai la lancia e eh, che me la dai a te ti pesa tanto la... aia è pesante la lancia ti alleggerisco io molto volentieri no lei mannaggia No. Perché sono così sforto? E eh vabbè, andiamo giù. Qui c'è un fiorellino. C'è un fiorellino, un... Fiorellone. Ok, so fa la bomba di veleno. Sei? Oh, antipatico. Eh, piano. Lì c'è qualcosa. Oh, oh oh cosa abbiamo lì? Eh. eh, mi sa ancora due giri. Eh sì. Allora, ok. Via, via. Dai, vai, giù. Grazie mille. Allora scendiamo di qua. Qui andiamo anche a due mani. Tanto non fanno attacchi fisici quindi. No no no, 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 E tu? Non sei. Sotto c'è nulla. Qui? gretone? No. Allora, qui dentro abbiamo visto che c'è un qualcosa di bello grosso, grosso e potenzialmente molto letale. Questa sia un'altra chiesa di marica distrutta, un po' più del solito. Ah no, no 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 no. Allora, prima di entrare io farei come sempre un giretto, un 360. Ah, non aggrolo, qualsiasi cosa sia, non aggrare. Cosa cavolo sei? Uno scettro, un qualcosa? Ah, di nuovo semi umani. No, 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 no. Non voleva aggrarti. già Non furbi comunque sia. Sei lenta, però, ragazza. Vorrei vederti da davanti, però... Oh, rovine della foresta dei semi umani. È una corona, sei il loro re. Il re di un cumulo di macerie. Eh, però non rolli. Ah, te sei un goccino più grosso. Ah, tu sei uno di quei noiosi. E vabbè. Mi fai bere? No. E vabbè. Mamma mia se sei lento però a rollare, ragazzo. Ci sarà una botola che porta sottoterra? Secondo me sì. Ma ciao. Invece mi sa di no. Ho tanto rovina. Ah, ciao. <ride> scusami, scusami. Invece sì che c'è, guardala lì. È qua dietro. È qua dietro lì oltre queste mura qua. Quindi bisogna fare un goccio di. Così, 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 così. Eccolo qua. E se dobbiamo fare per forza così, sì, se... allora vediamo prima cosa c'è qua sotto. E poi andiamo dal re dungeon segreto. Oh, tesoro scudo del detenuto. scudo forgiato in onore di una vergine privata degli occhi, degli occhi dal rovo del peccato prima di rinascere in queste terre esalta il riposo dell'anima e incrementa la concentrazione i rovi possono essere usati come arma offensiva eccoli onna santa che inquietudine Ne ho quattro un po' quindi sì, posso provarci. Ah no, c'era il passaggio. Ah no, ok, no. Era soltanto per fartelo vedere. Eh, andiamo dal re... Sperando che è aggressivo sarà aggressivo, ma non troppo. Ah 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 ah. Eh no. No, 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 no. È Sembra un cane, ragazzo. E eh, però questi qua. Oh, oh. Mago. Cosa, co za, co za, co za, co za, scusate, scusate? ha veramente rotto la struttura è soltanto scena vabbè tu stai lì intanto no oh. eh, rifallo fammi vedere se è rotto la struttura Mamma mia la magia come passa. Mi sa che io devo per forza andare sotto. Letteralmente io sono andato sotto. Eh. Ah, non posso passarti sotto le gambe come i giganti. sa che l'ho buggato. Oh. Cos'è la rabbia? Oh, oh ha, fa ha fatto crollare gli alberi. Bastone della regina semiumana. Ah, era una regina? Esplosione di cristallo. Era una regina. Bastone di scintipietra. Somigliante a uno scettro. Fu donato ai semiumani per promuovere la pace e può essere brandito anche dai meno intelligenti. Però io sono talmente stupido che non posso neanche. All'interno dell'Accademia è stato fatto oggetto di scherno da alcuni stolti. Quindi come sia, semi umani sembrano stupidi, però qualcuno dotato di intelletto c'è. Pochi, ma ce ne sono. E l'altro è di te. Stregoneria scintipieta dell'Accademia di Raia Lucaria. Calionera. Stregoneria della Brigata del Cristallo. Cristallo. Composto da stregoni che bramavano il sapere della pietra. Il sapere della pietra. Segreti racchiusi nelle flebili cogitazioni dei cristalli. Cristalliani. Ok. Ah, ciao. <ride> Scusami, ti ero passato attraverso. Ciao. Che <ride> bellino. Allora, io direi, facciamo un ultimo girettino qua sotto e poi per stasera va bene così. Chissà adesso quello lì dove... Oh. Una alla volta... Dai, attaccami. Dammi il culetto. Aia! Ma dai! Oh, ah, ma qui ci eravamo passati la prima volta che ero arrivato. Legaccio. E grazie per la pozza. dentro di qua che succede eeeh state buoni ah Sei fortissimo. Qui attorno. cosina di interessante. No. Ah, lì qualcuno ha droppato, non l'ho visto. E lì c'è un teschetto, mi sa. Hanno un funghetto. Basta! Uh, randello! Ma uh, non avevamo già il randello? Gran randello, ah, è eh, okay, la stessa descrizione. E qui si ritorna sopra. Quindi io direi di no. Caricamento. Uh, lì sono tutti alberelli grandi e okay, fiorellini grandi. Allora, con calma. con calma Poi Poi oh. Meglio una botta così che il veleno, perché il veleno rompe le balle. Eh qui un arco sarebbe stato utile. Quello adesso esplode, quindi ritorniamo da questo. No? Via. Ho detto via. E eh, niente. Mamma mia. Occhio sempre la barra della vita perché qua oh salta 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 non attaccare salta salta Oh Vai davanti, vai davanti. No? Ultimo colpino Salta Ah hai che così fatta E basta. Allora vengo da te. Eh cosa mi ha attaccato? Vai davanti, vai davanti, vai davanti! Mannaggia! Ma eh, guarda che ci muoio! Ci muoio! Dai che noiosi. Eh, ci muoio. Ci sono morto perché quei schifi mi hanno attaccato con un attacco fisico che non ho visto. Vabbè, ritorniamo, facciamoli fuori e via. Posso fare delle bombe o qualcosa contro il veleno? Forse è meglio fare le bombe. Ok. Ok, facciamo sta cosa veloce e poi basta per oggi. E già che ci siamo, passiamo per vedere se riusciamo a droppare la, la lancia. Tanto è subito lì. Dai merdoso Che noia Datemi sta lancia scendere di qua sì. sì mamma mia che paura ogni volta che scendo. ciao oh hello è vero che te te ho visto te prima allora piano voi che cacchio. Sti piccioni maledetti. Doveri? Doveri? Mannaggia. Salta, salta, salta via, salta via. Uh. Speriamo che le bombe siano efficaci. Eh. Vabbè, a me non lo fa stare buono per un attimo. Basta Guardalo, guardalo No, 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 no Dai, dai, che noiosi Finisci? Non farmi tacchi noiosi Prima. Ah. Mi manca un... uno schiaffetto. Ok. Ok, via. Ah pensavo Ok adesso posso anche farmi avvelenare tranquillamente Mannaggia sta attacco me lì Che noioso che Ma hai rotto le... mamma mia Che è antipatico Ehi hey, allora vengo da te

Via, via via via. Tu. Ah, ok. Ritorniamo da te. Uno, due, tre. Ottimo. Che noia, che palle questo attacco. noia non usare Sto anche troppato tra parentesi allora Opla. e ultimo Vieni qua, non mi fare l'attacco come lì. Se faccio l'abilità su di te, che succede? e via a ah, tutto questo non ne basta assolutamente la pena fare tutta sta fatica allora entriamo lì dentro e ci lasciamo lì sì. oggi anche se non molto qualcosina ho fatto ne sono fiero Cosa saranno? Cos'è? Magia? O una barriera magica? Che paura! Galleria di mor. Oh, sapevo che c'era altro! Sapevo che c'era altro! Dimmi che si collega con la... La rocca, oh Gesù, oh, oh 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 No no no, ci lasciamo qui e domani continuiamo, mamma mia che bello! Mi sento un ogni... sono piccoli o gente che combatte? Non lo so ma che bello. 20. Ok. Perfetto. Allora, ci lasciamo così. Signori, grazie a tutti per aver seguito, grazie a tutti per quelli che seguiranno nel VOD, e boh, anche se è passata la mezzanotte di nuovo, buona festa della donna per tutte le fanciulle, e niente, ci vediamo domani sera, più o meno sempre verso le nove, tanto oramai da lunedì al giovedì. Faccio il The Ring, poi venerdì gioco, in questo caso, Melty Blood. L'orario più o meno è sempre questo. Poi pian pianino aggiungerò delle informazioni sul canale e così via. Boh, buona serata a tutti. ciao 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 ciao. ciao, ciao.